Un buon giovedì sera a tutti i telespettatori di Canale Italia e ben ritrovati, puntuali in diretta con Buonasera Italia 19.01, insieme per commentare i fatti di cronaca e di politica della giornata di oggi. E nella puntata odierna abbiamo l'onore e il piacere di ospitare un appartenente al Movimento 5 Stelle, insomma tante volte ho chiesto anche in onda, ha accettato il confronto con me, quindi insomma e soprattutto con voi telespettatori. Ringraziamo e salutiamo Eugenio Casalino. Buonasera. Buonasera a tutti. Ricordiamo ai nostri ospiti, ovviamente ospiti che ci seguono da casa, come fanno a contattarci. Il numero in sovrimpressione è lo 02 25 45 94 97, oppure potete mandarci anche un'email all'indirizzo buonaseraitalia@canalitalia.it o scriverci via Facebook alla nostra pagina Buonasera Italia oppure via Twitter pn-canaleitalia. Questi ovviamente sono tutti i mezzi per mettervi in diretta, in comunicazione con noi. Vediamo subito i titoli. Parleremo di Grilli contro Banca Italia e poi ancora Moria di imprese nel 2012. Parleremo Monti che attacca la CGIL e poi ancora centrosinistra presenta le liste. Questi sono i titoli di cronaca della prima parte. Il nostro ospite Eugenio Casalino del Movimento 5 Stelle rimarrà con noi fino alle 19.25. Successivamente poi entreranno in studio l'onorevole Elena Centemero del PDL e Chiara Cremonesi, capogruppo Regione Lombardia per Sinistra, Ecologia e Libertà. Iniziamo quindi subito dalle parole, quelle di Grilli contro Banca Italia. Sentiamo. Ancora in caduta libera il titolo MPS in borsa nel mirino della speculazione dopo lo scandalo dei derivati. Il ministro dell'economia Grilli critica Banca Italia. Sappiamo da un anno che la banca è in una situazione problematica, doveva controllare. Domani l'assemblea straordinaria dei soci in Montepaschi per decidere sulla richiesta dei cosiddetti Monti Bond, che si preannuncia molto calda. Ha fatto sapere che parteciperà anche il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo. Allora, io direi di fare la rassegna stampa nella prossima mezz'ora in diretta con voi. Vorrei iniziare ovviamente a parlare con l'ospite del Movimento 5 Stelle. Allora, io la ringrazio perché ha accettato l'invito qua con noi a Buonasera Italia, poi in base a come andrà valuteranno, no, se intervenire ancora o meno nelle nostre trasmissioni. E ovviamente la prima domanda è perché? Perché questo attacco nei confronti dei talk politici, o meglio perché questo modo di comportarsi, tra virgolette, nei confronti del mezzo televisivo? Allora, mi spieghi un attimo quali sono le vostre posizioni? Ma allora, noi non siamo pregiudizialmente contrari nei confronti del mondo dell'informazione. Quello che è stato detto spesso da esponenti del Movimento 5 Stelle, a cominciare da Beppe Grillo, è che i talk show in particolare non rappresentano un mezzo di informazione nei confronti dei cittadini, perché spesso e volentieri si trasformano in un pollaio televisivo, mi dispiace dirlo, ma questa è la situazione. Quindi chi ascolta, chi segue questi programmi, raramente riesce ad avere un'informazione e una chiara posizione da parte dei partecipanti. Questo è il motivo fondamentale. Quindi a noi non interessa andare in TV tanto per andare, per comparire, per fare le comparse, insomma, di questo tipo di programmi. Noi anche in questa campagna elettorale i nostri candidati, a cominciare dal candidato presidente della Regione Lombardia Silvana Carcano, ha già concesso e concederà interviste a giornalisti, in genere spesso e volentieri in mezzo alla strada, in mezzo ai cittadini, in mezzo ai comitati, oppure per interviste one to one, insomma uno a uno col giornalista, come stiamo facendo noi. Allora, tra pochissimo apriremo i telefoni, lo 02 25 45 94 97. È stato detto appunto che accettate invece molto volentieri il confronto con i telespettatori. Certamente. Quindi il problema è il rapporto con gli altri politici o con noi giornalisti del confronto? Beh, diciamo che senza fare tutta la fascio, sostanzialmente quello che diciamo noi è, partiamo da un dato: il sistema di informazione italiano, lo diciamo noi, lo dicono agenzie internazionali da parecchi anni, e in fondo le classifiche per libertà di informazione. Beh, i giornalisti magari non sono sempre protagonisti, talvolta sono anche vittime di questa situazione. Questo però ci fa capire molto bene come il sistema di informazione, parliamo fondamentalmente prima di tutto delle corazzate delle informazioni, i grandi giornali, le grandi televisioni, sono ovviamente in mano alle lobby, ai poteri che li posseggono. Questo è già un motivo molto semplice e sufficiente per noi per non andare e comparire comunque sui mezzi di informazione. Certo, giustamente io ripeto le parole, quelle che erano state dette. Grillo aveva detto no alla partecipazione per quanto concerne a Talk, Rai, Mediaset, La Sette e quant'altro. Noi siamo a Canale Italia, quindi in teoria non rientriamo. Quindi il fatto di voler confrontarsi con i telespettatori è ben visto, perché certamente, purtroppo, diciamo, io lo voglio dire, tanti telespettatori, tante persone, soprattutto le persone più anziane, no? Io tengo molto
molto a ricordare coloro che purtroppo l'unico mezzo che hanno, anche a livello proprio economico di costi, perché purtroppo possono non avere una connessione internet, possono non avere i soldi per comprare dei giornali e la televisione. A me fa tanto piacere quando i telespettatori dicono: voi ci tenete compagnia, ci date la possibilità, no, di interagire. Secondo me bisogna anche considerare forse questa fascia, no, quella non più dei giovanissimi. Certamente, però dicevo, basta che ci diano le occasioni come questa di parlare direttamente con la gente. Peraltro, come anticipavo io prima, noi parliamo anche con la gente in mezzo alla strada, con i banchetti, il nostro modo appunto di rapportarsi con i cittadini è tramite la rete internet, e ovviamente scendiamo per la strada con i banchetti a incontrarli, oppure andiamo nelle varie manifestazioni di comitati e associazioni sul territorio per incontrare e parlare con i cittadini. Lo stanno facendo tutti i nostri candidati in questi giorni nella campagna elettorale. Quindi ben vengano programmi in cui i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, come me, noi siamo a portavoce e rappresentanti appunto del movimento, possono parlare direttamente con i cittadini a casa. Allora, appena abbiamo poi le telefonate, iniziamo ovviamente a passarle, no? Lei mi aveva raccontato, no? Possiamo tranquillamente dirlo, no? Il fatto che è capitato che siete andati ospiti in diverse trasmissioni, il riscontro non è stato positivo. Quindi cosa intendete tra un riscontro positivo e un riscontro negativo? Semplicemente, come dicevo appunto, le ultime occasioni di partecipazione proprio a talk show, comunque ambiti, in questo momento ci sono le tribune elettorali, tribune politiche, dipende ovviamente anche dagli interlocutori, non è sistematico questo. Ancora l'altro giorno è successo in un'altra TV locale, un nostro candidato che era assieme ad altri 3 o 4 esponenti politici e candidati, ed è risultato appunto in un'interruzione continua, in un parlarsi addosso, in un insultarsi e quant'altro. Altro. Quindi per noi è assolutamente inutile andare a questo tipo di trasmissioni. Quindi comunque il problema è che non è un confronto, diciamo, confronto discorsivo. È uno spettacolo. I format televisivi impongono uno spettacolo per l'audience, così come il sistema di informazione ci hanno spiegato giornalisti professionisti anche di un certo livello che tifano per noi, che l'informazione funziona anche così. Quindi i titolisti sparano dei titoli anche in maniera indipendente dai contenuti, perché cercano l'audience della carta stampata piuttosto che della TV. Il format TV del talk show che cosa prevede? Prevede appunto di fare audience in maniera diversa, magari non tutti. Spesso e volentieri sappiamo che in questi format gli ospiti vengono, tra virgolette, istruiti per dire ognuno deve giocare un ruolo ed una parte. A noi non interessa giocare un ruolo ed una parte in un format televisivo. Ci interessa parlare con i cittadini, dei problemi che interessano i cittadini. Io tutte le sere che vado in diretta ringrazio sempre gli ospiti, no? Perché accettano il confronto con i telespettatori, no? Noi non filtriamo le chiamate, ci sono delle regole e i telespettatori lo sanno, una regola sola, l'educazione. Io non transigo parolacce, sono la prima a non leggerle anche se vengono riportate da illustrissimi colleghi, proprio perché io penso di entrare nelle case delle persone. Quando uno entra in un'abitazione si deve comportare educatamente. La stessa cosa ovviamente chiedo agli ospiti al telefono, telespettatori, e anche agli ospiti in studio, agli ospiti politici. Se due persone parlano una sopra l'altra non si capisce, faccio fatica io a capire, mi immagino da casa è ancora più complesso. Quindi in teoria dipende forse anche da come viene gestito poi, no? Il certamente, talk. Certamente, però io spesso e volentieri, io li guardo, come dire, sempre meno, li guardo per mio interesse nella politica che ho negli ultimi 2 o 3 anni, però francamente faccio sempre molta fatica anche i grossi talk show sulle reti nazionali. Spesso il conduttore non riesce a moderare come vorrebbe il dibattito e i singoli interventi, e quindi io immagino, almeno insomma io credo che spesso e volentieri la maggioranza sicuramente delle persone che simpatizzano per il Movimento 5 Stelle non seguono assolutamente questo mezzo di informazione. Allora, diamo la parola ai nostri telespettatori. Va bene. Pronto? Dario di Trento, buonasera. Buonasera Dario. Ecco, no, io condivido perfettamente il fatto che Beppe Grillo consiglia ai suoi di non andare nei talk show proprio per questi motivi. E soprattutto perché c'è una politica che non ha assolutamente più niente da dire, per cui lo si sente quando ci sono i politici in televisione. Io Beppe Grillo lo apprezzo e lo seguo da 20 anni per un motivo molto semplice, perché io sono convinto che non sia il voto non sia il voto a decidere. Cioè, io come cittadino per decidere ho bisogno di informazioni sulla realtà, ho bisogno di vedere la realtà, allora posso decidere in maniera valida, e Beppe Grillo in questi ultimi 20 anni me le ha date quasi. E
quasi sempre confermate dai fatti. Mm. Informazioni su tutti gli aspetti, cioè dalla politica, all'economia, alla medicina, cioè, informazioni confermate. Allora io con queste informazioni, non solo da Beppe Grillo, ma per dirne una, e con queste informazioni posso decidere, mi posso contrapporre ai padroni dei politici. Mi posso contrapporre in che modo? Innanzitutto con quello che conosco, e poi col mio, perché quello che io conosco determina il mio atteggiamento pratico, determina il modo nel quale io spendo i miei soldi, perché alla fine il peso determinante è tutto lì, nel modo nel quale il cittadino spende i soldi. E allora ci sarà una salvezza da questa crisi, non se troveremo il politico che ci risolverà i problemi, ma ci saranno cittadini in maniera sempre maggiore che riusciranno a vedere la realtà, a cambiare il proprio atteggiamento pratico in base a questa visione della realtà, e a porsi a porre delle serie difficoltà ai padroni dei politici. I politici non contano assolutamente niente, l'unica funzione che hanno avuto i politici in questi ultimi 20 anni è quello di illudere l'opinione pubblica che siamo in una democrazia, che siamo in il fatto di poter votare, che attraverso il voto noi possiamo decidere. Dario, quindi andrà o non andrà a votare? Ma io sono più di 10 anni che non vado a votare. Io sarei veramente tentato di andare a votare per Beppe Grillo, però cioè, è l'unica cosa della quale di Grillo che non condivido, quella di essersi messo in politica. Io sono sicuro che si sporterà le penne anche Grillo in politica, perché non gli permetteranno di fare niente. Buona serata. Altrettanto, grazie. Grazie Dario, buonasera. Allora, ma io capisco perfettamente questo punto di vista, perché è esattamente il punto di vista da cui sono partiti i cittadini che sono entrati nel Movimento 5 Stelle. Mm. Ossia, la politica finora è stata assolutamente nelle mani di interessi forti, di poteri forti. Mm. E questo è evidente, non per tutti sicuramente, non sicuramente purtroppo per il pubblico che segue solo la televisione o i grandi mezzi di informazione. La politica è in mano a grossi poteri, e quindi i cittadini che hanno capito questo hanno finora fatto 2 scelte. Finora si sono astenuti, l'astensione in Italia sta crescendo molto, e qualcuno ha pensato, tramite l'azione di Beppe Grillo, che è il nostro testimonial nei confronti dei mass media, con la sua maniera ovviamente molto anche virulenta, di impegnarsi direttamente in politica, perché si è capito ormai che la delega non funziona più. Poi, che cosa farà il Movimento 5 Stelle nel futuro è tutto da scrivere con le nostre mani. Io sono tra quelli che sono convinto che il proprio destino lo si costruisce con le proprie mani e non appunto aspettando il fatto. Quindi voi, come elettorato, l'abbiamo detto prima, no? Voi tendenzialmente utilizzate quasi sempre, no, il web. Non solo, ma anche i banchetti anche sul banchetti. Territorio. Le persone, appunto, le ripeto io, che non hanno la possibilità, no, di seguirvi, certo, via web, piuttosto, certo, che non hanno la possibilità anche di muoversi, sì, no? Sì. Di spostarsi, cosa facciamo con queste persone? Ma ripeto, noi andiamo in TV volentieri, però non in uno spettacolo indecente, perché comunque poi, come poi ha anticipato anche il signore di prima, sarebbe una delle possibilità in cui, come dire, si viene confusi nel teatrino della politica, non ci interessa. Lo spettacolo e la politica spettacolo. Insomma. Allora, tanti temi, no? I temi che riguardano, io dico sempre poi, no? Direttamente il cittadino, no? Temi che possono essere, insomma, quelli di tutti i programmi, no? Dal tema del lavoro, dal tema della disoccupazione, al tema della crisi delle imprese. Oggi appunto un servizio dice moria di imprese nel 2012. Come vi mettete, insomma, a confronto con queste situazioni concrete che ci sono in tutto il territorio italiano? E lo ricordo, lei è candidato alla regione Lombardia, la scelta appunto del suo nominativo è avvenuta sempre con l'utilizzo comunque del web, quindi è stato scelto. Certamente, sì, la mia candidatura, io sono capolista nella provincia di Milano per il Consiglio regionale, è arrivata come tutte le candidature del Movimento 5 Stelle, sia per le elezioni regionali sia per le elezioni politiche, con delle primarie che sono state svolte online tramite internet tra gli iscritti al Movimento 5 Stelle. Quindi spesso si sente che Beppe Grillo impone i candidati, lo leggiamo spesso sui mezzi di informazione, è assolutamente falso. Sul tema della moria di imprese, sappiamo che siamo nella crisi economica più terribile dal dopoguerra ad oggi. Io voglio solo dire una cosa, che parliamo di piccole e medie imprese, cioè di piccoli imprenditori, di liberi professionisti. Beppe Grillo spesso e volentieri sul suo blog ospita le testimonianze di queste persone,
liberi professionisti e piccoli imprenditori che sono appunto strozzati, oltre che da una crisi economica, ma anche da un sistema complessivo fiscale e burocratico che non permette loro di sopravvivere oggi ancora meno di ieri. Beh, le cose da fare, tanto per cominciare, sappiamo che il sistema bancario, che è ancora in queste ore nelle cronache, beh, ultimamente cosa ha finanziato? Non ha certamente finanziato le piccole e medie imprese, i piccoli imprenditori, ma ha finanziato le grandi imprese, le big company, come direbbero gli americani, o la speculazione finanziaria. Sappiamo benissimo quello che è successo, ad esempio, con il trasferimento di denaro dalla BCE, la Banca Centrale Europea, alle banche anche italiane, unicamente per acquistare il debito pubblico italiano. E quindi la leva del credito alle piccole e medie imprese è sicuramente una delle leve su cui puntare. Poi, comunque, tutto il sistema economico italiano sappiamo di che cosa è fatto. È fatto di lobby, è fatto di mafie, è fatto di corruzione. Ora, evidentemente, se la politica non si pone in mente l'obiettivo di combattere ma veramente queste cose, e non lo ha mai fatto finora, gli ultimi episodi in Parlamento ce lo dimostrano, beh, allora questo è l'inizio di un percorso di aiuto alle piccole e medie imprese. L'ultima cosa, per esempio, parlare di detassazione, spesso se ne sente parlare, è ovvio che nella situazione dei conti pubblici attuale un abbassamento della pressione fiscale è possibile solo con un abbassamento della spesa pubblica, ma finora in 66 anni di Repubblica non è mai successo, perché i politici hanno solo fatto crescere la spesa pubblica, perché la spesa pubblica significa clientele, significa consenso, significano voti. Allora, la interrompo perché sempre precedenza per quanto mi riguarda ai telespettatori. Certo. Pronto? Pronto? Buonasera! Dottoressa Paola, buonasera, e buonasera al suo gentile ospite. Grazie, la saluto. Sono Nadia e parlo da Padova. Gentilmente vorrei parlare con il rappresentante del movimento di Grillini. Sì, è l'unico ospite, non possiamo sbagliare. Uno, sì, vorrei però che rispondesse. Certo. Se loro avranno il 15... Pronto? Sì, sì, ci siamo, Nadia. Allora, se loro avranno il 15, il 18%, il 20% glielo auguriamo, non è che hanno una maggioranza. Quindi con qualcuno si dovranno mettere insieme. Allora, come sarà la politica per avere risultati? Loro non hanno la maggioranza, non possono fare nulla di personale perché non hanno la maggioranza. Con chi si metteranno? Quali saranno le prospettive? Perché loro dovranno dire pur sì a qualcuno. I loro programmi, io internet non ce l'ho, sono vecchia, sono una casalinga, non è. Vorrei sapere qual è la cosa principale. Io sono una persona che amo regole, ordine e tolleranza zero. Io vorrei sapere il loro programma, qual è anche per le regole di questa nazione. Io vorrei sapere se avremo un controllo per i disoccupati, quali saranno i programmi per far lavorare. Avete la magia voi, perché qua mi sembra che da una bella nazione hanno mangiato i nostri politici, ci hanno mangiato tutto. Voi cosa farete? Qual è il vostro programma? Come faremo a contattarvi? Io abito a Padova e mi sembra molto bello quello che dite, ma la realtà come la troverete, anche perché non siete politici di spessore che avete un'esperienza? Scusate, io parlo come la penso e vorrei avere su qualcuno che faccia qualcosa. Nadia, grazie. Dottoressa Paola, la ringrazio della gentilezza. Ci mancherebbe. Della persona speciale. Troppo buona. Grazie, buonasera, grazie. Prendo un'altra chiamata, vuole casomai due appunti, si segna. No, allora, un attimo, prendo un'altra telefonata e poi facciamo rispondere. Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Buonasera. Con chi parlo? Sono Paolo da Firenze. Mi dica Paolo, buonasera. Ecco, e volevo dire proprio il discorso delle elezioni. Sì. Cioè, come si fa questi signori che vengono lì, che sono già stati a potere e ora promettono ancora ora? Qui bisognerebbe avere veramente vergogna. Cioè, se uno è già a potere e poi dice, promette e poi non mantiene, ma gli pare che si può rivotare a questo individuo?
non è possibile. Un'altra ancora, noi abbiamo fatto le primarie ed è stata una cosa bellissima, giusta, in modo che chi piglia più voti dopo si riva a votare per solamente due simboli, tre simboli, invece qui ce n'è 200. E che ne fa? Quando mai prenderanno il 50+1%? Allora, si legano a uno o all'altro. Io, se c'ho un amico, che questo amico sgarra, si mette con un delinquente, fra virgolette, io non lo rispetto più come amico. Cioè, io devo votare a un partito che poi vincerà, io sono d'accordo comunque, però non devono associarsi con quel, con quell'altro. Ho capito, va bene. Mi può dare questa risposta? Certo, la ringrazio, una buona serata. Grazie a lei, arrivederci. Buonasera, grazie. Prego, Casalino. Va bene, allora mi sembra che sono stati toccati diverse questioni e argomenti, direi ciascuno meriterebbe un po' di tempo di risposta. Allora, le alleanze è il primo tema, sia la prima domanda della signora che anche la domanda del telespettatore che ha appena chiuso la telefonata. Allora, noi diciamo sempre che non ci interessa allearci con i partiti per i motivi che dicevo prima. I partiti, secondo noi, sono gli strumenti previsti sì dalla Costituzione per la partecipazione dei cittadini alla vita politica. Peccato che, soprattutto negli ultimi 30-40 anni, c'è stata una degenerazione, la cosiddetta partitocrazia di cui spesso si parla, non ne parliamo noi, se ne parla direi da parecchio tempo, che significa una cosa molto semplice: opacità, mancanza di trasparenza amministrativa nella gestione della cosa pubblica e mancanza di fatto di partecipazione dei cittadini alle scelte, almeno alle scelte principali. Quindi trasparenza e partecipazione, per arrivare anche poi alla seconda risposta, sono una delle cose che noi proponiamo in maniera forte, poi possiamo entrare nel dettaglio, per quanto riguarda la gestione della cosa pubblica. Quindi noi non ci alleiamo con i partiti perché secondo noi finora hanno dimostrato ampiamente di non rappresentare gli interessi e il bene comune, ma invece gli interessi di pochi. Abbiamo visto come la politica, quello che dicevo prima, legata agli interessi di pochi, poche persone, le élite, i poteri forti, le lobby, non abbia fatto l'interesse generale. Quindi noi non possiamo allearci con questi partiti. Noi diciamo sempre che ci alleiamo con i cittadini, con i comitati, con i movimenti sul territorio. Poi, sul fatto di avere il 15% o quello che sarà, noi pensiamo di più, piuttosto che il 51% per governare. Beh, innanzitutto diciamo che anche con il 15% noi andremo a fare una vera opposizione in Parlamento o nelle regioni, perché credo che sia sotto gli occhi di tutti che negli ultimi 20 anni l'opposizione vera non è stata fatta da nessuno. Centrosinistra e centrodestra negli ultimi 20 anni si sono alternati al governo nazionale, per esempio, scusate, in maniera più o meno uguale in termini di durata, e possiamo vedere che l'opposizione non c'è stata. L'opposizione è un'altra cosa, l'opposizione significa entrare nei singoli atti e fare appunto un'opposizione dura, come noi stiamo facendo già negli enti in cui siamo presenti, come Regione Piemonte Emilia piuttosto che il Comune di Milano. Non so, io a qualche questione ho risposto. Poi certo, posso continuare. Allora, vediamo, perché abbiamo ancora altri 2 minuti, poi diamo lo spazio alla pubblicità, vediamo se riusciamo a passare un'altra chiamata. Lei appunto sarà candidato per quanto riguarda la regione Lombardia. Nel caso appunto di buon risultato, abbiamo una telefonata. Pronto? 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 Non abbiamo la chiamata, è caduta la linea. Allora, torniamo alla mia domanda. Allora, nel caso appunto di buon risultato, lei entra a far parte della regione Lombardia. Qual è la prima cosa, quella che secondo lei è necessaria per quanto concerne la regione, allora, che è definita locomotrice? Esatto. Abbiamo o non abbiamo una telefonata? Allora togliete il cartello, prego. Allora, infatti io continuo anche il discorso di prima, perché è un po' uno dei fondamenti, secondo me, i 4 pilastri di una nuova politica e gestione della cosa pubblica. 2 le abbiamo già citati: la trasparenza amministrativa. Ci sono tantissime cose da fare in Italia, non solo in Regione Lombardia, per la trasparenza amministrativa. Allora, negli scorsi giorni il governo ha definito un decreto legislativo proprio per arrivare ad alcuni di questi obiettivi. La trasparenza amministrativa sul modello statunitense, si chiama del Freedom of Information Act, che è un principio molto semplice, che dice: tutti gli atti, le informazioni e i documenti della pubblica amministrazione sono di proprietà dei cittadini
cittadini e devono essere messi a loro disposizione con ogni mezzo. In Italia questo non succede storicamente da sempre. Quindi questo è uno dei primi obiettivi, la trasparenza amministrativa, la partecipazione dei cittadini alle scelte della politica. Noi proponiamo cose come il referendum propositivo o il referendum consultivo senza quorum. Quindi queste due cose, anche in Regione Lombardia, trasparenza e partecipazione, la legalità, che significa fare una seria lotta contro la corruzione e contro le mafie. L'Italia è un paese in mano alle mafie, lo sappiamo bene. L'ultima cosa che vorrei citare è la meritocrazia. La Regione Lombardia non è solo una regione di eccellenze, come dice l'ex presidente il Celeste, ma è anche una regione dove di meritocrazia, secondo noi, se ne è vista molto poca. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, buonasera, io chiamo da Milano. Mi dica buonasera. Volevo fare una domanda al rappresentante del Movimento 5 Stelle. Sì. Prima di tutto sono sorpresa di vedere qualcuno del Movimento 5 Stelle in televisione, ma come sempre lei, Paola, riesce a catalizzare l'attenzione. Ecco, la mia domanda era che cosa propone il Movimento 5 Stelle in merito alla revisione delle aliquote fiscali, cioè e all'introduzione del quoziente familiare? Va bene. Cioè, concretamente volevo sapere più che altro queste cose, visto che non si capisce molto dai progetti che hanno nel programma elettorale. Poi anche quali sono le misure poi che proponete per il rilancio delle piccole e medie imprese. Ecco, due punti caldi direi per il nostro paese. Va bene, la ringrazio, una buona serata. Grazie, buonasera anche a voi. Grazie. Buonasera, rispondiamo velocemente poi certamente. Do la pubblicità. Allora, il quoziente familiare significa semplicemente far pagare meno tasse alle famiglie. Questo è un punto su cui la politica italiana spesso si è confrontata, ma mi sembra non ha dato nessun risultato. Io dico una cosa, allora, nel programma del Movimento 5 Stelle, il programma del Movimento 5 Stelle per le politiche verrà definito online nei prossimi giorni. Questo è un punto in particolare che non è ancora stato discusso, quindi oggi non posso portarvi come rappresentante del Movimento 5 Stelle le proposte che non sono ancora state definite, in particolare in questo caso nel quoziente familiare. Io mi rilascerei a quello che ho detto prima riguardo all'abbassamento delle tasse, riduzione delle tasse. È del tutto ovvio appunto che è possibile ridurre le tasse e quindi introdurre un quoziente familiare che deve essere evidentemente introdotto con le risorse che si hanno, con l'abbassamento della spesa pubblica e poi con altri interventi di efficientamento della spesa pubblica che è possibile fare. Potremmo parlare per esempio di cosa è possibile fare nella sanità. Allora, se si abbassa la spesa pubblica è possibile fare un abbassamento della pressione fiscale su imprese e famiglie e quindi intervenire con il quoziente familiare, in particolare sulle famiglie. Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io la rinvito, pubblicamente lo dico, insomma, se gli esponenti del Movimento 5 Stelle avranno di ritornare a Buonasera Italia, se sarà gradito, insomma, come ci siamo comportati nei vostri confronti in generale, insomma, ovviamente anche il dibattito con i telespettatori, io l'aspetto ancora, se ha voglia la inviterò con altri ospiti politici, metteteci noi alla prova, provate, vediamo questo potrebbe essere una ma proposta. Ma non tanto voi o lei, quanto poi, ripeto, il contesto proviamo, dei no? politici. Bisogna provare, secondo proviamo me. Proviamo una volta. Vabbè. Proviamo una volta, vediamo, perché no? Poi se volete vi invito singolarmente, insomma. Io ringrazio veramente per aver accettato l'invito a Eugenio Casalino, Movimento 5 Stelle, candidato alla Regione Lombardia. Per la provincia di Milano. Per la provincia di Milano. Una buona serata, grazie mille. Grazie a voi. Diamo spazio alla regia e poi torniamo sempre in diretta con Buonasera Italia, con noi l'onorevole Nena Centemero del PDL e Chiara Cremonesi per Sinistra Ecologia e Libertà. A tra poco.